Good evening, everybody. Buonasera a tutti. È un grande piacere, come sempre, essere qui a Milano. Allora, iniziamo a vedere l'emergenza di un nuovo sistema economico sul palcoscenico del mondo. Si chiama economia di condivisione nei commons collaborativi. È il primo nuovo sistema economico che emerge dall'avvento del socialismo e del capitalismo all'inizio del XIX secolo, e si tratta davvero di un evento storico rimarchevole. Quest'anno il concetto di economia di condivisione, di commons collaborativi, sta cominciando a svilupparsi insieme al capitalismo, a volte in concorrenza al capitalismo, a volte invece mano nella mano. Verso il 2050 il capitalismo continuerà ad esistere, secondo me, però non ci saranno più le condizioni economiche del passato, perché il capitalismo dovrà condividere il palco con l'economia di condivisione nei commons collaborativi. L'evento scatenante che sta portando a questa trasformazione economica davvero gigantesca è il costo marginale zero, lo chiamiamo così. Dobbiamo alzare il microfono, so che questa sera la mia voce non è un granché, mi sentite tutti quanti? L'evento scatenante è quello che noi chiamiamo costo marginale vicino allo zero. Nell'ambito del business il costo marginale è il costo di produzione di un'ulteriore unità di prodotto e di servizio una volta coperti i costi fissi. C'è un paradosso nascosto nella teoria e nella pratica del capitalismo, di cui non si è parlato in passato, e questo paradosso interessante ha portato al grande successo della mano invisibile del mercato, ed è qui l'ironia. Il successo di questo paradosso sta portando alla caduta del capitalismo, che sta dando vita ad un nuovo sistema economico, come dicevo. Si tratta un pochettino della tragedia greca, un nuovo sistema economico che si muoverà passo dopo passo insieme al capitalismo nel futuro. Vediamo il paradosso. Io insegno alla Wharton School, che è la business school più vecchia del mondo, e insegno ai leader nel settore aziendale. E nella teoria del capitalismo sappiamo che ogni imprenditore, questa è una cosa che io insegno, è sempre alla ricerca di nuove tecnologie per poter aumentare la produttività della propria azienda, per ridurre i costi marginali in modo tale da poter lanciare prodotti sempre più convenienti sul mercato, per ottenere nuovi consumatori e per poter garantire il risultato in termini di profitto. Nella teoria economica abbiamo sempre pensato che il mercato più efficiente, ideale, è quello che permette la vendita con un costo marginale, con dei margini. E nessuno però aveva mai previsto, nessun economista, anche con le aspettative più curiose, una rivoluzione tecnologica così estrema in termini di produttività da poter ridurre il costo marginale, non per tutti i beni e per tutti i servizi, ma per molti, allo zero. Adesso, quindi, questi beni e questi servizi non sono più aperti alla manipolazione del mercato. Questo non è un libro accademico, la società a costo marginale zero, però abbiamo visto questo fenomeno invadere interi settori negli ultimi 14-15 anni. E ha avuto un impatto significativo sulla maggior parte dei settori nel mondo. Abbiamo cominciato a vedere una perdita di potenziale grazie a questo nuovo fenomeno con Napster nell'anno 2000, con la condivisione dei file musicali. Adesso i ragazzini sembrano non avere altro da fare dopo scuola che non sviluppare nuovi pacchetti software per poter scaricare la musica gratuitamente, e quindi hanno avuto la partenza queste nuove reti laterali che hanno effettivamente bypassato l'industria discografica. Ci sono adesso milioni di ragazzi, in effetti miliardi di ragazzi, che da consumatori sono diventati prosumer, quindi produttori e consumatori allo stesso tempo, producendo i propri video a costo marginale vicino allo zero. Video che poi condividono con tutti quanti sulla rete gratuitamente attraverso i video YouTube, di YouTube, bypassando naturalmente il settore della televisione e della filmografia. È tutto open source e gratuito, tra l'altro, attraverso un
copyright negativo. E poi ancora una volta milioni di persone hanno cominciato a produrre e a condividere attraverso i blog e i social media le proprie informazioni, ancora una volta a costo marginale zero o quasi zero. E questo naturalmente, una volta che si ha un computer a disposizione, ha davvero dei costi marginali vicino allo zero. Il news blog può essere mandato al resto del mondo gratuitamente. E questo naturalmente ha colpito l'editoria, vale anche per gli ebook recentemente. Adesso ci sono 6 milioni di studenti negli ultimi 2 mesi in tutto il mondo che riescono a seguire i corsi online, corsi universitari, che vengono distribuiti ad un costo marginale vicino allo zero dalle migliori università del mondo con i migliori professori al mondo. 6 milioni di studenti, dicevo, che seguono questi corsi online gratuitamente, distribuiti a costo marginale quasi zero dai migliori professori al mondo, e che ricevono in questo modo dei crediti universitari nelle stesse università che vendono i propri corsi, per così dire, a $50,000 all'anno. E anche questo ha cambiato completamente il modello di business delle università. Negli ultimi 15 anni il fenomeno del costo marginale vicino allo zero ha commercializzato la comunicazione. Nel XIX e nel XX secolo avevamo queste società verticalizzate, assolutamente integrate nel settore dell'editoria e in tantissimi altri settori, nel settore discografico, televisivo, e tutte queste industrie hanno ricevuto un colpo durissimo da tantissime persone che producono e condividono insieme. Il settore discografico è crollato, quello dell'editoria sta attraversando momenti molto difficili, molti hanno dovuto chiudere, il settore televisivo a sua volta è stato colpito da YouTube. Adesso in America il ventenne medio vede la televisione 20 minuti alla settimana, una cosa incredibile pochi anni fa. Comunque si pensa che se il fenomeno a costo marginale zero ha invaso, democratizzando la comunicazione, si pensava ci fosse una barriera tra il mondo virtuale e quello fisico. Non sarebbe stato possibile per questo fenomeno dei costi marginali vicino allo zero passare dal mondo virtuale dei bit al mondo fisico degli atomi, che ci sarebbe stata questa barriera. Adesso questa barriera non esiste più, è crollata. E cambierà completamente il modo in cui noi vediamo la nostra vita economica qui in Italia, in Europa e nel resto del mondo. E vi voglio dare il contesto di tutto ciò. Io leggo così la storia economica. Tutti i paradigmi economici e di sviluppo non sono stati tantissimi. Abbiamo avuto nella preistoria chi raccoglieva, poi si è parlato chi raccoglieva il proprio cibo, poi si è passato al sistema agricolo, poi il mercato medievale, e poi si è passati appunto al capitalismo nel XIX e nel XX secolo. Se vediamo questi cambiamenti paradigmatici dell'economia, quello che risulta assolutamente chiaro è che in un determinato momento temporale tre tecnologie si uniscono per creare una piattaforma che cambia il modo in cui organizziamo, dal punto di vista temporale, dal punto di vista spaziale, il mondo che ci circonda. Quali sono queste tecnologie? Beh, ogni rivoluzione economica richiede nuove forme di comunicazione. Comunicazione che può dare la possibilità di gestire le attività economiche in modo più efficiente e più veloce. Ogni paradigma economico ha bisogno di nuove forme di energia per dare forza alle attività economiche, e ogni paradigma economico ha anche bisogno di nuova logistica per spostare i prodotti e le attività economiche. Quando c'è questa unione, possiamo dare una spinta all'efficienza del management e trasportare tutto all'interno di un sistema attraverso dell'energia per creare un nuovo sistema. Vi voglio fare questo esempio. Tra l'altro queste sono cose che gli economisti e gli storici non considerano, non so perché, perché se consideriamo l'antropologia la cosa è abbastanza ovvia. Nel XIX secolo abbiamo avuto una convergenza di comunicazione, energia e trasporti. Ci siamo spostati dalla stampa manuale, dagli amanuensi, alla stampa attraverso la macchina, per poter ridurre il costo marginale e poter stampare tanti libri nuovi. E poi c'è stato l'utilizzo del telegrafo. Questa forma di comunicazione ha dato forza all'attività economica e l'ha velocizzata. Poi è stata introdotta una nuova energia, il carbone e il motore, che ha dato forza all'attività economica. E poi abbiamo fatto convergere tutto questo con una nuova forma di trasporto, quindi con la locomotiva e con le ferrovie,
Quindi siamo passati da mercati nazionali, locali scusate, a mercati nazionali, e questo ha creato le società verticali e integrate del XIX secolo, che avevano bisogno naturalmente di spostare materie prime, perché naturalmente non era semplice. È per questo che si è passati al capitalismo, ci volevano tantissimi investimenti e quindi è stato necessario creare queste giganti che potessero controllare tutte le attività, dalla fornitura alla distribuzione dei prodotti, in modo più efficiente per ridurre il costo marginale e creare nuove economie di scala, per poter lanciare prodotti sempre più convenienti e per poter dare lavoro alle persone, aumentando così la prosperità di milioni di persone. E in un certo senso quindi il tutto è stato distribuito al vertice e poco invece alla base. Nella rivoluzione industriale del XX secolo c'è stata un'altra convergenza di comunicazione, energia e trasporti. L'elettricità e soprattutto il telefono e in seguito poi la radio e la televisione sono diventati il mezzo di comunicazione per gestire un mercato e una nuova economia basata su petrolio poco costoso, sul motore a scoppio e sulle strade. E con questa c'è stata la seconda rivoluzione industriale, che però è arrivata al tramonto a questo punto. Anche i combustibili fossili sono diventati sempre più costosi, i prezzi sono sempre più volatili e continuano ad aumentare, in realtà non si ridurranno mai. E tutto quanto nella società si basa proprio sui combustibili fossili, sui fertilizzatori, sui pesticidi, sui materiali di costruzione, la maggior parte dei prodotti farmaceutici, tutto quanto si basa sul combustibile fossile, e i prezzi aumentano. E la cosa interessante è che anche le tecnologie che stiamo utilizzando per spostare questi prodotti continuano ad aumentare di prezzo e non sarà possibile quindi aumentare la produttività utilizzando queste stesse tecnologie. Quindi se un leader politico, un leader nel business dice vogliamo spostarci alla nuova economia e digitalizzarla, utilizzando però un'infrastruttura, una tecnologia e dell'energia del XX secolo, non sa di che cosa sta parlando. Perché attualmente ci troviamo di fronte ad una nuova convergenza tra comunicazione, energia e trasporti, una terza rivoluzione industriale. Internet sta cambiando e sta diventando una super internet delle cose. L'internet per la comunicazione sta convergendo con l'internet delle energie rinnovabili e l'energia della logistica basata sui GPS, per creare una super internet delle cose del tutto nuova, con la comunicazione, l'energia e i trasporti, con un'unica piattaforma, su un'unica piattaforma. E queste tre internet in una hanno un impatto su tutta la catena economica, perché attraverso i sensori possiamo sapere che cosa sta succedendo a livello dell'economia globale. Attualmente sono 14 miliardi i sensori che collegano tutti quanti a tutto quanto. Sappiamo che ci sono sensori, per esempio, inseriti nel terreno per capire qual è la crescita in ambito agricolo. Sappiamo che ci sono sensori che collegano le strade per controllare il traffico, per sapere che cosa sta succedendo con il traffico momento dopo momento, in modo tale che tutto possa essere inviato di nuovo su internet. Abbiamo dei sensori che ci consentono di collegarci ai magazzini per capire come sta funzionando la distribuzione dei prodotti. Abbiamo sensori anche nelle fabbriche per monitorare la produzione momento dopo momento. Abbiamo sensori nelle case intelligenze in modo tale che il frigorifero piuttosto che il condizionatore possa essere controllato e possa esserci un controllo dell'utilizzo dell'energia all'interno di ogni singola casa. E si sa che tutti i dispositivi verranno collegati a tutti noi nel 2030 e saranno 100 trilioni questi sensori. Quindi sarà possibile creare una rete neurale che consentirà a tutti quanti di esternalizzare le informazioni. Alcuni potrebbero dire, caspita, la cosa spaventa, sensori che gestiscono dati ovunque, cosa possiamo dire della trasparenza, della privacy, cosa possiamo dire della sicurezza dei dati? Tutto questo naturalmente è argomento di mio interesse nel libro, però sicuramente possiamo affrontare questa problematica, e supponendo che sia possibile garantire la neutralità di rete, e questo naturalmente potrebbe non essere semplice, sarà una lotta politica, la neutralità di rete
è stato il successo di Internet nel settore delle comunicazioni. Quando è stata creata la World Wide Web, l'idea era che tutti fossero uguali. Werner pensava proprio questo: se c'era un provider e un telefono cellulare, tutti quanti potevano essere trattati esattamente allo stesso modo, ci poteva essere accesso gratuito e paritario. Adesso sono tantissimi movimenti nel settore delle telecomunicazioni, delle utilities, anche nei vari Facebook e Google del caso, per cercare di monopolizzare questa nuova piattaforma. Speriamo naturalmente che questo monopolio non possa svilupparsi, dobbiamo stare molto attenti, ma dando per scontato la neutralità di rete, questo significa che tutti nel mondo, tutti in Italia, tutti in Europa, milioni di persone, milioni di aziende, milioni di organizzazioni potranno essere collegate nell'internet delle cose, potranno comunicare e condividere in questo modo, attraverso un cellulare, attraverso un computer, sarà possibile accedere ai big data. La cosa sembra molto complicata, ma sarà possibile averne accesso attraverso una customizzazione delle applicazioni. In questo modo sarà possibile avere accesso ai big data, utilizzando i dati analitici nella propria azienda, nella propria casa, per trovare dei modi per aumentare la propria produttività individuale, ridurre i costi marginali e arrivare alla produzione nei common collaborativi della propria energia, dei propri prodotti stampati con stampanti tridimensionali a costi marginali vicino allo zero, esattamente come stiamo facendo adesso con il video, con la musica, con la condivisione dei news blogs e con la condivisione in generale su internet. E questo tra l'altro è un qualche cosa che sta già emergendo e che sarà sicuramente presente tra 20 anni. Vi voglio fare qualche esempio, per esempio l'energia. Attualmente abbiamo milioni di persone in Europa, soprattutto in Germania e in Danimarca, inizialmente anche l'Italia era presente, poi si è bloccata, che producono elettricità sulla base dell'energia solare ed eolica. E in effetti l'Italia sembrava muoversi in linea con questi paesi, ma poi si è bloccata, non capiamo bene perché. Attualmente in Germania, forse qualcuno di voi sa che io sono stato consulente della cancelliera Merkel e collaboro con loro e con il governo tedesco da diversi anni, è avvenuta una transizione. Che cosa è successo? La prima volta che sono andata in Germania, la cancelliera mi ha invitato a Berlino, proprio appena entrata in carica, perché potessi collaborare con loro per sviluppare l'economia tedesca, nonostante sia la terza economia mondiale la Germania, dopo gli Stati Uniti e la Cina, con soltanto 80 milioni di persone peraltro. Quindi mi hanno chiesto di capire che cosa si potesse fare, e la prima volta che ho incontrato la cancelliera lei mi ha chiesto: come possiamo far crescere l'economia tedesca? Beh, io ho detto: l'energia è sicuramente la cosa importante, la tecnologia c'è, le infrastrutture possono esserci, quindi concentriamoci sull'energia. E in effetti il messaggio è stato percepito. Oggi il 27% dell'elettricità è elettricità solare e eolica in Germania, il 35% lo sarà nel 2020. Nel maggio di quest'anno, c'è stata una giornata di maggio quest'anno dove il 75% di tutta l'elettricità che ha gestito l'economia tedesca è stata elettricità solare ed eolica. Così tanta elettricità sarebbe costata tantissimo nel passato. Beh, il costo fisso di installazione dell'energia solare ed eolica sta muovendosi esattamente come è successo nel settore dell'informatica. Adesso costa ancora parecchio installare dei pannelli solari oppure delle turbine eoliche, ma quando ero giovane, io negli anni 70, so che un watt di elettricità solare costava $66, un watt, pensateci, adesso costa 66 centesimi e sta continuando a cadere su una curva esponenziale. Quando ero un ragazzino i computer costavano milioni di dollari, adesso ci sono computer prodotti in Cina che hanno la capacità doppia rispetto a 2 anni fa e che costano $25. La stessa cosa sta succedendo nel mondo del solare e dell'eolico, i costi fissi stanno continuando a ridursi, si arriverà ai costi dei PC e dei cellulari nei prossimi anni, si manterrà la stessa curva nella riduzione dei prezzi, e una volta coperti i costi fissi abbiamo milioni di edifici già in Germania che producono elettricità, case, uffici, piccole fabbriche. I costi marginali attualmente
per milioni di persone si sono avvicinati allo zero, perché una volta che abbiamo i pannelli solari piuttosto che le turbine eoliche e si pagano i costi fissi, i costi marginali sono vicini allo zero. Bisognerà semplicemente mantenere i pannelli, il sole è gratuito, non vi manda la bolletta, bisogna semplicemente catturarlo. So che la cosa è ovvia, ma è valido anche per il vento, basta semplicemente gestirlo. Anche l'energia geotermica è gratuita una volta che si ha l'infrastruttura, e hanno tutti paura ad utilizzare queste tecnologie, e invece queste tecnologie sono già in esistenza. Certo, le grandi aziende che hanno gestito gli utility fino a questo momento hanno paura, e ci sono milioni di persone adesso che stanno creando cooperative in tutta la Germania proprio per sfruttare questa energia, per creare delle cooperative di elettricità, e ci saranno decine di milioni nel futuro di piccole aziende, di famiglie, di gruppi di famiglie che creano le proprie griglie di elettricità per sfruttarle. E come in Germania la cosa è diventata competitiva, perché una volta che esiste l'infrastruttura il prezzo continua a scendere perché c'è sempre più concorrenza. Il problema è quasi risolto lì. E tra 20 anni ci saranno centinaia di milioni di edifici e diversi miliardi di persone che produrranno la propria elettricità. Si segue la stessa curva che si è seguita con la World Wide Web. Si pensava che l'informazione fosse costosa, e lo era effettivamente in passato, e adesso invece costa quasi zero. È possibile condividere tutte queste informazioni, e anche le grandi società che si occupano di energia oggi, le telecomunicazioni, non potranno dire di no a questa nuova ondata, perché è una cosa troppo bella per poterla evitare. Beh, sicuramente la Germania è un buon caso, quindi continuo a questo proposito. In Germania c'è la Ion, la MBW, l'RWE, e sono tutte società di utilities che in 7 anni hanno perso tantissimo, perché ci sono milioni di persone che si sono riuniti in cooperative che stanno finanziando l'infrastruttura, quindi le grandi utility non ce la fanno più, perché rappresentano soltanto il 7% dell'energia verde e non possono operare su scali piccole, così come succede con queste piccole cooperative. È esattamente quello che è successo con la musica, no? Le grandi discografiche sono scomparse a favore appunto di chi condivide la musica gratuitamente su internet. E poi la stampa tridimensionale. Abbiamo tantissime start-up che se ne stanno occupando della stampa dei prodotti con stampanti 3D. Scusatemi un attimo. Just as well, I overdressed. Sì, probabilmente mi sono vestito troppo, un pochettino caldo, scusatemi. So, comunque dicevo, la stampa di prodotti con stampanti tridimensionali. Ci sono tantissime start-up. Non c'è protezione della intellectual property, quindi è possibile utilizzare queste stampanti. Comunque sono tantissime le start-up che riescono ad utilizzare anche materiale riciclato, carta, metallo e plastica, per poter fondere il tutto e utilizzare queste stampanti tridimensionali per produrre nuovi prodotti. Il software è in grado di gestire queste materie prime, sovrapponendole strato su strato, per creare dei nuovi prodotti. Sembra magia, ma è vero, è realtà. E il processo utilizza un decimo delle materie prime utilizzate nella produzione tradizionale, perché naturalmente bisognava ricevere grosse forniture per poi tagliare tutto quanto, c'erano tantissimi scarti per arrivare al prodotto finale. È come la cucina francese, il prodotto finale sì è molto elegante, ma si buttano via un sacco di cose. Se considerate la cucina francese, ci sono tantissimi sprechi. L'ho detto a Parigi, naturalmente la cosa non è piaciuta più di tanto, però insomma vediamo un attimino come andranno le cose in futuro. Dico la stessa cosa qui in Italia. Comunque dicevo, i prodotti vengono creati strato dopo strato, risparmiando tantissime materie prime, e tra l'altro sfruttando energia verde, energia rinnovabile ad un costo marginale minimo. E stanno cominciando ad utilizzare i veicoli elettrici per la logistica, per il trasporto di questi prodotti stampanti con stampanti tridimensionali, e questi veicoli appunto adesso utilizzano energia rinnovabile. Tra 10 anni, tra l'altro, questi veicoli non avranno più un guidatore, e ancora una volta il costo marginale si ridurrà allo zero.
Abbiamo la prima auto che si chiama Estatis e che si vedrà a Chicago al Global Science and Technology Fair. Gli italiani sono sempre più creativi e qui in Italia, dicevo, la prima auto che è stata stampata con una stampante tridimensionale. Il telaio è tradizionale, ma tutto il resto è stato stampato con una stampante tridimensionale. Gli italiani mi hanno sempre stupito, quindi abbiamo Estatis, il telaio, dicevo, è tradizionale, ma tutto il resto è stato fatto con una stampante tridimensionale. Cisco ha previsto che il guadagno di produttività grazie a questa Internet delle cose sarà di 14 trilioni di dollari nel 2020. La General Electric ritiene che l'Internet delle cose avrà un impatto davvero significativo sull'economia. Internet delle cose cambierà il gioco completamente, non semplicemente per la produzione e la condivisione di video, di notizie, di musica, di conoscenza, perché adesso riusciamo sempre a costo marginale vicino allo zero a condividere l'energia e la logistica, perché il car sharing esiste ovunque, non soltanto qui in Italia, ma ovunque. Adesso non interessa a nessuno essere proprietario di un'auto, vogliono solo avere accesso alla mobilità. E sappiamo che durante la seconda rivoluzione industriale la proprietà di un'auto significava avere un certo status. Adesso alla gente giovane non interessa avere un'auto, interessa avere accesso alla mobilità. Quindi passiamo dalla proprietà all'accesso e dal mercato capitalista al mercato sociale nel giro di pochissimo tempo, soprattutto per i giovani. E quello che è interessante a proposito del car sharing, guardate Uber. Se guardate l'Huffington Post oggi, ho scritto un articolo rispondendo alla questione legale che è partita per Uber in Germania. Uber e Lyft, che sono due società di car sharing, questo ci sta portando ad un livello ulteriore, perché dalle auto tradizionali si sta muovendo verso le auto elettriche, quindi all'energia rinnovabile, all'energia verde. E tra 10 anni, come ho detto, queste auto non avranno più bisogno di un guidatore, dove il costo marginale del lavoro si ridurrà vicino allo zero. E qualche anno dopo ancora cominceremo a vedere appunto le auto stampate con stampanti tridimensionali in tutto il mondo. Questo significa davvero democratizzazione dei trasporti. Abbiamo democratizzato 24 anni fa la comunicazione attraverso la World Wide Web e adesso attraverso l'energia verde possiamo democratizzare il settore energetico e anche quello della logistica attraverso l'utilizzo del car sharing e di tutti questi altri sistemi. Certo, non tutto verrà stampato con stampanti tridimensionali, se avremo bisogno di enormi trasformatori probabilmente continuerà ad occuparsene Siemens, per fare un esempio, però tutto il resto potrà essere stampato appunto direttamente dai singoli individui, con un cambiamento davvero epocale. Quanti di voi hanno utilizzato il couchsurfing o l'Airbnb? Quanti per alzata di mano? Ditemi. Il couchsurfing è non profit, Airbnb è per lucro. Ma adesso qual è il costo marginale di condividere un edificio? Non certo elevato. Uno a questo punto, anziché andare in albergo, può andare a casa di qualcuno, essere ospitato e magari ospitarlo in seconda battuta. E lo stesso vale per la condivisione dell'energia, dei giocattoli, delle cose. Adesso c'è un sito web negli Stati Uniti dove ci sono milioni di pezzi di abbigliamento, uno può noleggiare i vestiti, ricevere in questo modo dei crediti, condividere poi con qualcun altro e prendere qualcosa di nuovo. E la stessa cosa vale per i giocattoli. E questo vi mostra il cambiamento filosofico verso un nuovo paradigma economico. Quando un bambino riceve un gioco dai propri genitori, viene introdotto al concetto di proprietà privata. I genitori dicono al bambino: caro il nostro, questo è il tuo giocattolo, non è quello di tuo fratello, non è quello di tua sorella, è il tuo, occupatene, sarai responsabile di questo giocattolo. Il bambino naturalmente, anche se non utilizza il giocattolo, non lo darà agli altri. Che cosa succede? Quel bambino probabilmente utilizzerà il gioco per una settimana e poi lo dimenticherà e andrà a finire in cantina. Adesso i giovani genitori invece si collegano a questi siti per giocattoli, prendono un giocattolo per il bambino che lo utilizza per una settimana, poi lo rimandano sulla rete in modo tale che sia possibile ricevere dei crediti per acquistarne un altro per quello stesso bambino, e gli altri bambini potranno naturalmente ricevere lo stesso giocattolo utilizzato dal primo.
Quindi quello che stiamo cominciando a vedere è un'economia circolare, noi produciamo le cose ad un costo marginale vicino allo zero e poi le condividiamo sulla rete. Le condividiamo a livello internazionale in modo tale che questo possa avere un impatto minore sul nostro pianeta, perché le cose vengono continuamente riciclate, riutilizzate e non vengono sprecate, quindi passiamo dalla proprietà al concetto di accesso, dal concetto di mercato a quello di condivisione. La cosa interessante è che questa è la metrica ultima per valutare la sostenibilità. Io ho un obiettivo, dobbiamo davvero affrontare il problema del cambiamento climatico. Mi occupo dal 1973 di energia. Io ho sottostimato, così come i miei colleghi, la minaccia del cambiamento climatico inizialmente. Non ci siamo resi conto di quale sarebbe stato lo sviluppo e la cosa adesso mi preoccupa tantissimo. Il cambiamento climatico è qualcosa di terrificante perché ha un impatto sul cibo e sull'acqua, lo sappiamo tutti molto bene. Il sistema dell'acqua è un sistema circolare e ci siamo resi conto attraverso delle ricerche scientifiche, attraverso dei sondaggi, che l'acqua sta riducendosi. Quindi siamo di fronte ad un ecosistema che dipende da un regime collegato all'acqua che non è cambiato se non in ere geologiche. Per ogni grado percentuale di aumento della temperatura sul pianeta si ha un impatto per cui l'atmosfera raccoglie 7 volte le precipitazioni perché aumenta appunto il calore sulla Terra, quindi ci sono molte più precipitazioni molto concentrate, quindi inondazioni, uragani, neve durante l'inverno per periodi molto più lunghi, grandi inondazioni sia in Europa che negli Stati Uniti, abbiamo già visto queste cose, siccità prolungate ovunque, uragani e tifoni piuttosto che tsunami sempre più potenti, cose che non erano neppure pensabili 20 anni fa, quindi il ciclo dell'acqua del pianeta è stato sconvolto a causa del cambiamento climatico e la cosa mi spaventa tantissimo, non so neppure come spiegarlo, ma dobbiamo stare veramente molto attenti perché il nostro sistema non è più in grado di tenere il passo con il cambiamento del ciclo dell'acqua perché è stato sottoposto a tensioni troppo forti. E quindi questa è la cosa veramente più importante che sto per dirvi. Siamo nella 6ª fase di estinzione del mondo, ce ne sono state 5 precedentemente in 450 milioni di vita sulla Terra e tutte le volte c'è stato un cambiamento nella chimica del pianeta e c'è stata una fortissima ondata di estinzione. Però ci sono voluti circa 10 milioni di anni per recuperare la biodiversità. Siamo nell'evento della 6ª estinzione e gli scienziati ci dimostrano che attraverso questo disastro le cose potrebbero non vedere tra 100 anni lo stesso pianeta che abbiamo oggi, quindi la metrica del costo marginale zero è effettivamente l'unica cosa che ci può garantire la sostenibilità del pianeta. Con i costi marginali vicini allo zero ci rendiamo conto che effettivamente prendiamo energie e materiali che vengono dalla natura, riducendone l'uso al minimo in modo tale che possano risultare quasi gratuiti e condivisibili e questo naturalmente ci permette maggiore efficienza, utilizziamo meno risorse per arrivare agli stessi prodotti a dei costi inferiori e se poi possiamo prendere questi prodotti creati, così come i servizi creati a costo marginale zero, li possiamo condividere più e più volte, anche questo avrà un impatto inferiore sulla Terra. Ogni auto utilizzata in car sharing evita l'utilizzo di 15 auto. Larry Ernst, che era l'ex vicepresidente della General Motors, fino a qualche anno fa, ha condotto uno studio all'Università del Michigan, uno studio veramente molto interessante, che ci dice che con la internet delle cose, comunicazione, energia e trasporti, si potrà avere la stessa mobilità con l'80% di veicoli in meno attraverso le smart car, attraverso i GPS, che tutte collegate appunto all'internet delle cose. Ci sono 1 miliardo di veicoli nel mondo, l'80%, quindi 800 milioni, possono essere eliminati grazie all'internet delle cose, perché non ne abbiamo bisogno, possiamo condividere le auto e gli altri veicoli. E gli altri 200 milioni di veicoli, potranno essere condivisi questi
e potranno utilizzare naturalmente cellule di idrogeno piuttosto che energie alternative, e tra l'altro potranno essere stampati con stampanti tridimensionali e muoversi senza un guidatore. Quindi pensate a come possiamo modificare la situazione. È cambiato tantissimo il settore dell'informazione. Non so, in America nessuno dei giovani acquista più vestiti, fa il fit lifting, va in negozio, prova le scarpe, poi se le compra su internet, va in un altro negozio, prova un vestito, piuttosto che va a vedere un cellulare, magari ne fa una foto e poi va sul web per vedere come ottenerlo più economicamente, così come ha già fatto con le scarpe e con i vestiti. Quindi adesso si parla appunto di fit lifting. E addirittura ci sono dei negozi negli Stati Uniti che stanno pensando di far pagare la gente perché vuole entrare nel negozio e provare qualcosa, ma vi posso garantire che questo non succederà. I margini sono già minimi e ci sono sempre più giovani che vanno su internet, quindi ci saranno soltanto dei negozi specializzati per i consumatori più benestanti, però i negozi tradizionali, quelli che abbiamo sempre frequentato tutti noi, molto probabilmente scompariranno. Quindi dove ci sta portando tutto questo? Vediamo un'economia ibrida, in parte economia di condivisione con i common collaborativi e in parte economia capitalista. Dobbiamo stare attenti perché tutti stanno cercando di arrivare ad un monopolio di questo settore, perché le utility, le telecomunicazioni, Google, i Facebook del caso stanno cercando di farlo, ma se questo non accadrà e si garantirà la neutralità di rete, sarà possibile da parte di tutti noi continuare a produrre e a condividere nuovi prodotti, cosa che naturalmente ci porterà a dei commons collaborativi per la creazione di un monopolio sociale. Mi piace tantissimo Google, lo uso tutti i giorni naturalmente, però sappiamo che controlla il 90% della ricerca di mercato nell'Europa e nel mondo. Lo stesso vale per Twitter, 650 milioni di persone sono collegate su Twitter, è un po' come un supermercato. Facebook, una su quattro persone nel mondo è collegata su Facebook e sappiamo che continuerà ad aumentare questo numero. Beh, insomma, tutti questi centri del capitalismo continueranno ad esistere, però ci saranno anche le Wikipedia del caso, dove ci sono milioni di persone che producono appunto conoscenza condivisa. Continueranno ad esserci la condivisione delle biciclette, la condivisione delle auto, continueranno ad esserci il couchsurfing e cose di questo genere, quindi anche tutta una serie di cose che potranno essere sviluppate non a scopo di lucro. Quindi bisognerà naturalmente creare un'autorità globale capace di normare tutto questo sistema in modo tale che il contenuto e tutti i dati che verranno creati non possano essere privatizzati, ma possano essere comunque a disposizione di tutti con un buon livello di trasparenza e di apertura. Che cosa manca da questa equazione? Mancano le persone sull'internet delle cose. Mi ricordo un pochettino l'inizio del capitalismo nel 1900. Quando milioni di lavoratori erano alla mercé del padrone della fabbrica. Beh, possiamo immaginare una situazione simile con un monopolio, però se allora si sono organizzate nei sindacati, adesso sarà possibile da parte degli utenti di internet organizzarsi in cooperative, come sta già succedendo. Molto probabilmente questo non lo vediamo ancora adesso, ma suppongo che a breve partirà un movimento, tutte le milioni di persone che si occupano di produzione di contenuto si uniranno, perché l'internet lo consente, per creare una qualche cooperativa a livello globale in modo tale che tutti gli input di questa generazione possano avere una rappresentanza. Mi sembra ragionevole, no? Non credo, non posso credere che la razza umana possa essere collegata nei prossimi 20 anni. Ma questo invece probabilmente succederà, e penso che il fatto che succederà faccia sì che si metteranno d'accordo in un modo o nell'altro per tutelare i propri dati. Quindi io spero che, nonostante ci siano grandi aziende che si occupano di telecomunicazioni, di utility, eccetera, eccetera, stanno cercando di garantirsi un monopolio, questo non accada, perché non è successo con il settore discografico, con il settore televisivo, con il settore editoriale.
Adesso, per esempio, il settore cinematografico non è più in grado di bloccare YouTube, quindi il modello di business deve cambiare. Sicuramente l'editoria comincerà a creare dei corsi, per esempio, di formazione per poter seguire i nuovi canali. Non c'è nessun motivo per cui non sarà possibile da parte loro creare nuove esperienze con dei centri formativi su internet e online per poter avere il feedback da parte di coloro che saranno interessanti e con la possibilità di un approccio più democratico e più interattivo. Per tutti i settori, da quello della letteratura a quello della tecnologia, tutti questi settori dovranno sviluppare dei nuovi modelli di business per poter aggregare le reti e per poter fiorire nei commons collaborativi del futuro. E l'occupazione, ultimo argomento. Dove finiranno i lavoratori? Ricordate il mio testo del 95, La fine del lavoro? Le mie proiezioni erano piuttosto conservatrici. Io dicevo che sarebbero scomparsi probabilmente gli operai e che poi probabilmente si sarebbe ridotto considerevolmente il numero degli impiegati nel settore assicurativo, nel settore bancario, e la situazione è stata di gran lunga peggiore rispetto a quanto avevo preventivato. Adesso anche i medici, i radiologi, gli avvocati stanno cominciando a ridursi perché abbiamo degli algoritmi capaci di gestire anche queste attività. Quindi nei prossimi 30-40 anni, quindi nel breve, ci saranno due generazioni, per così dire, sicure, perché saranno quelle responsabili dello sviluppo di questa infrastruttura. Milioni di lavori potranno essere creati anche con il passaggio dall'energia tradizionale all'energia alternativa. Dobbiamo trasformare la griglia dell'elettricità attraverso l'internet digitale, quindi ancora una volta milioni di lavoro. La logistica, dobbiamo passare dalle strade stupide alle strade intelligenti, dobbiamo passare alla condivisione delle auto. Quindi stiamo già ora e continueremo per i prossimi 40 anni sviluppando l'infrastruttura, e questo creerà tantissimi nuovi posti di lavoro. I guadagni in termini di produttività sono automaticamente visibili, e poi a quel punto avremo energia a costo marginale zero, avremo logistica a costo marginale zero, quindi nel lungo termine l'internet delle cose ci darà dei sistemi intelligenti che potranno gestirsi praticamente in modo automatico da soli, attraverso soltanto una qualche supervisione. Cominciamo a vedere una grossissima migrazione tra il mercato all'economia sociale, dal mercato all'economia sociale. Gli economisti pensano che ci sarà sempre il mercato e una qualche combinazione di governo e mercato sociale, però si tratta del common quello che avremo in futuro. Ci saranno miliardi di persone e milioni di organizzazioni che produrranno le cose gratuitamente, e questo varrà per gli ospedali, per le scuole, per lo sport, insomma milioni di organizzazioni potranno collaborare. Il 42% è l'aumento dei ricavi delle organizzazioni non a scopo di lucro, e questo rappresenta il 6% del PIL, e tra l'altro il settore che sta, quello non profit, che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo, e questo sta per portarci verso un'economia appunto sociale, con aumenti del 10% negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, perché l'economia sociale non ha soltanto bisogno dell'automazione, ha bisogno degli uomini, dell'interazione tra uomini e uomini, ha bisogno della creazione di comunità, ha bisogno di un viaggio di trascendenza, perché da parte di tutti noi sia possibile capire perché siamo su questi pianeti, su questo pianeta. È liberatorio. E si parla non più di lavoro duro, ma piuttosto di gioco duro. Avremo la possibilità di sviluppare completamente il potenziale della mente umana, possiamo liberare la mente umana per muoverci verso il gioco anziché il lavoro. Non sarà semplice, sarà difficile. Ne parlo naturalmente dettagliatamente nel libro. Io qui ho potuto toccare soltanto in superficie gli argomenti principali. Naturalmente il sistema è estremamente complesso, non abbiamo necessariamente una luce accecante alla fine del tunnel, però spero che questo possa essere un viaggio positivo. Vogliamo rimanere nel XXI secolo con l'energia del secolo precedente, dove non ci viene più garantita produttività e dove sappiamo che ci sono persone che continuano a perdere il lavoro e non hanno un futuro e nulla a cui aggrapparsi? Non mi sembra ragionevole. Abbiamo bisogno di una nuova economia, l'economia del XXI secolo, per sviluppare la creatività dei milioni o miliardi di giovani e delle prossime generazioni, per poter gestire
questa nuova piattaforma, questa internet delle cose per globalizzare l'economia e per pensare all'economia in un modo nuovo, più umano, più sostenibile dal punto di vista ecologico per le generazioni future. Questo è il nostro obbligo rispetto ai giovani, alle generazioni future, e anche il nostro compito rispetto a tutte le altre creature, ai nostri pari, perché anche quando non saremo più qui, il nostro obbligo si dovrà estendere al di là di noi, verso tutte le altre creature che sono in pericolo perché abbiamo stressato troppo questo pianeta. Quindi possiamo liberare il talento di questa generazione attraverso la piattaforma dell'internet delle cose per godere di questa economia di condivisione. Questo potrà forse preservare questo pianeta per i nostri figli e per i nostri nipoti e per consentire a tutte le creature sulla Terra di sopravvivere.